un in bocca al lupo di cuore alle due realtà più importanti del nostro territorio, che sono la Ternana Calcio e la Ternana Cuore. Ringrazio il Presidente Guida e il Presidente Tagliavento di aver aderito a questo invito. Siamo oltre che contenti, orgogliosi di averlo. Ne siete tutti partecipi, dai tifosi ai giornalisti a tutti gli addetti ai lavori, insomma, ve ne rendete conto tutti, e questo chiaramente ci carica anche di responsabilità. È tutto molto bello, ma abbiamo anche responsabilità in più. Speriamo di non deludere le aspettative e le attese. Condivisione e stare insieme, e socializzazione, non è solamente 90 minuti all'interno di uno stadio, è un modo di vivere, un modo di pensare, un grande amore. Si dice che ci siano due amori nella vita che non finiscono mai: gli amori impossibili e l'amore della squadra di calcio. L'amore della squadra di calcio si è poi rafforzata dal fatto che la squadra della tua città è ancora più forte. La squadra c'è, il gruppo c'è, quello che è più importante, quindi ci toglieremo di tante situazioni. No, io sono molto contento di quello che hanno fatto in queste partite, perché si è visto che sono ragazzi che hanno tante voglia, come ho detto, e c'hanno voglia di rimetterci in mostra. Quindi noi dobbiamo essere l'esempio. Abbiamo giocato molto bene, siamo contentissime perché abbiamo affrontato una squadra importante che è stata definita come la quarta potenza del campionato, eppure ce la siamo cavata direi egregiamente, e continuiamo a lavorare a testa bassa in visione della prima di campionato. Bene, in bocca al lupo, noi vi seguiremo e mi raccomando, portate in alto i colori rosso-verdi. Assolutamente, forza Feri. Sì, diciamo che la partenza è stata positiva, abbiamo ben chiaro l'obiettivo che abbiamo, rispetto all'anno scorso qualcosa è cambiato, partiamo sicuramente con degli obiettivi diversi. Cercheremo in tutti i modi di raggiungerlo, non ci possiamo nascondere che i sacrifici della società che hanno fatto per fare degli innesti importanti in squadra servono anche per raggiungere l'obiettivo. Quindi abbiamo lavorato tanto in questo mese e mezzo, continueremo a lavorare e cercheremo di mettere in pratica tutto quello che ci chiede il mister e ci chiede la società, e ovviamente per noi portare a casa questi risultati e portare a casa il risultato che ci hanno prefissato è la cosa più importante. Come ho appena detto, sicuramente rispetto all'anno scorso, dove la partenza era ovviamente quella di amalgamare un gruppo e di partire molto più con i piedi per terra e far sì che intanto iniziassero un po' a conoscerci, a far conoscere il calcio femminile e sicuramente raccogliere più frutti possibili. Quest'anno partiamo in maniera diversa, sappiamo che l'anno scorso il quarto posto a tratti ci è stato anche stretto perché per gran parte del campionato siamo stati tra le prime due posizioni, però ovviamente un calo fisiologico è anche normale. Quest'anno l'obiettivo è totalmente diverso, noi stiamo lavorando per quello, non ci possiamo più nascondere, insomma è uscito su tutti i giornali, quindi nascondersi sarebbe anche brutto da parte nostra. Quindi sono contento di aver organizzato questo incontro istituzionale, ma perché credo che l'amministrazione debba dare il massimo supporto a tutte le realtà sportive, questo ci mancherebbe altro. È ovvio che però le due Ternane calcistiche rappresentano la massima espressione in questo momento e perciò abbiamo cercato di dare nel limite del possibile quello che è la vicinanza della nuova amministrazione alla Ternana Calcio e alla Ternana Women. Beh, adesso comunque faremo una conferenza stampa o a fine settimana o all'inizio della prossima settimana per presentarla meglio, perché gli eventi sono tanti, ci sono tante società che hanno partecipato, perché al momento siamo a 77, è un risultato importante, ma ripeto, non è un risultato mio ma dello sport, perché credo che poi quando lo sport si compatta così tanto credo che sia un segnale forte anche per noi che amministriamo. Ci sarà un incontro, intervista con atleti ternani che si sono particolarmente distinti nel passato e nel presente, dove parleremo di sport, di quanto è importante lo sport per i giovani, per la salute. Speriamo che sia
una bella serata dove tutti i cittadini intanto possano conoscere tutte le nostre realtà sportive, che è importante perché non esiste solo il calcio, gli sport più famosi, e poi credo che sia un momento di svago per tutta la cittadinanza, perciò l'invito è a partecipare e a divertirvi. Siamo qui con la direttrice della Ternana femminile, Cardone, e volevamo chiederle quali sono le sensazioni di questo inizio stagione, che è stato sicuramente positivo perché i primi 3 punti sono subito arrivati. Beh, veniamo da una domenica entusiasmante, vincere a Genova non era facile, la settimana prima avevano battuto, seppure su un amichevole, il Parma, che è una delle candidate di questo campionato di Serie B per salire. Aver fatto una prestazione, oltre che dalla vittoria, una prestazione convincente, determinate, queste ragazze credo che faranno davvero un'annata importante e soprattutto faranno entusiasmare tutti, non solo noi ma tutti voi, perché questo è il nostro obiettivo, far vedere queste ragazze che fanno del calcio femminile un bello spot di valori veri, di senso di appartenenza, di qualità, che è frutto anche di tanto sacrificio, di tanto lavoro. Noi per essere oggi, a cui non potevamo dire di no all'invito dell'amministrazione comunale, alle 9 erano già sul campo ad allenarsi con molta determinazione dopo la bella partita di domenica. Che gruppo è questa nuova Ternana femminile? È già, diciamo, squadra o ancora in fase di assemblamento? No, posso dire che è squadra. È squadra, anche se mi piace parlare di un gruppo di lavoro determinato, competente, con tanta voglia e determinazione. Queste sono le parole che ho al presidente Bandecchi e a Paolo Tagliavento, ho ripetuto da subito. Veniamo da un anno in cui abbiamo iniziato l'anno scorso praticamente dal nulla, abbiamo portato le nostre idee grazie anche all'aiuto di Fabio Melillo, il mister, che ho scelto per questa avventura. E devo dire che ora è una squadra, se vi piace il termine squadra, è una squadra che incarna un po' i nostri valori, e questo è motivo di soddisfazione per chi ogni giorno incessantemente sta lavorando per portare questa città, questi colori sempre più in alto. Diciamo che noi quest'anno abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella e migliorare quello che già di buono avevamo fatto l'anno scorso. Le ragazze l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato, non dimentichiamoci che sono partite a luglio da zero, hanno formato subito questo gruppo che sia il direttore sportivo che il mister ha trasformato presto in una squadra. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosina alla fine, però il percorso che hanno fatto è stato davvero entusiasmante. Quest'anno abbiamo cercato di alzare ancora un pochino l'asticella, abbiamo introdotto delle nuove figure e poi adesso il campionato è cominciato domenica in Coppa Italia con la prima di campionato, abbiamo fatto sicuramente un ottimo risultato, anche se poi le partite pre-campionato sono sempre un qualcosa di particolare, non sono la cartina tornasole di quello che potremmo essere. Però insomma speriamo che già da domenica prossima, che inizierà il campionato, di dimostrare quello che vogliamo essere. Bene, lei Presidente ha avuto la possibilità di ovviamente gestire sia una squadra maschile che quella femminile. Quali sono le reali differenze in termini poi di emozioni, se ci sono? Beh, in termini di emozioni non ce ne sono tantissime. Certo, quando tu rappresenti, come mi è successo, la città che rappresenta la Ternana, la Ternana che rappresenta appunto la città, è qualcosa di estremamente entusiasmante. Ma lo è anche e soprattutto la vedere queste ragazze, l'atteggiamento che hanno in campo, la voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non c'è mai sosta, sia che si vinca 4-0, sia che si perda 4-0. Hanno sempre, fino all'ultimo istante, onorato la maglia sporcandola di sudore e di terra. Bene, noi la ringraziamo per la sua gentilezza, in bocca al lupo per questa stagione. Un grande crepi, grazie a voi.